E oggi vedremo un po' come utilizzare Git in modo collaborativo utilizzando dei tool disponibili su web e come utilizzare IntelliJ come IDE per fare per interagire appunto con il sistema di version control di Git. Allora, facciamo prima un piccolo recap velocissimo. Cosa abbiamo visto nelle giornate passate? Abbiamo visto cos'è Git, un sistema di version control. Abbiamo visto come utilizzare Git nei nostri progetti, le varie strategie che possiamo utilizzare anche per lavorare in modo collaborativo, sempre da linea di comando. Abbiamo visto come poter utilizzare comandi un po' più avanzati, tipo rebase, bisect, abbiamo citato cherry pick, stash e queste cose qua, che sono un pochettino più avanzate ma potrebbero tornare utili come tool essenzialmente. E ora ci poniamo questo problema. Come può un team, in modo un po' più strutturato, lavorare sullo stesso identico progetto, senza fare appunto dei disastri? Abbiamo visto che Git ci offre degli strumenti per fare questa cosa qua, e vediamo adesso come nella realtà viene impiegato. Allora, abbiamo visto, fin dalla prima giornata, che esistono delle repository che non sono locali, ma bensì remote, che si chiamano remotes, e da queste repository noi possiamo effettuare dei pull, quindi scaricare delle informazioni, e dei push, ovvero caricare delle informazioni sotto forma di commit, che sono appunto questi snapshot istantanei dei cambiamenti del nostro progetto. Una strategia che potremmo utilizzare per lavorare in modo condiviso è appunto utilizzare una repository remote condivisa, nel senso tutti i membri del team lavorano sulla stessa repository remote. Che però ci mettiamo d'accordo tra di noi e decidiamo che debba contenere lo stato principale del progetto, ovvero la fonte di verità del nostro progetto è sempre la repository remote. Quindi finché qualche cambiamento non è pushato sulla nostra remote centrale, non farà parte del nostro progetto, ma sarà chiunque, insomma, ogni membro del team potrà fare quello che vuole in locale. Appunto, ogni utente potrà lavorare su una propria copia del progetto sul proprio computer. Questo scenario specifico è una singola remote che viene condivisa. Ci sono scenari un pochettino più complicati dove le remote condivise possono essere più di una, dove potrebbero esserci dei mirror tra diverse piattaforme, ma per il nostro caso d'uso un remote singolo su una sola piattaforma è più che sufficiente. Ora però ci poniamo il dubbio. Dove mettiamo questa remote? Ovvero, se le remote locali stanno sul nostro computer, questa remote locale potrebbe essere semplicemente un'istanza di Git esposta su internet. Ovvero, come noi utilizziamo Git in locale, potremmo esporre questa interfaccia di Git anche in remoto. Git in sé fornisce degli strumenti per farlo. Non è una cosa molto auspicabile da fare, semplicemente perché il layer di autenticazione è molto molto basilare e soprattutto gli strumenti forniti sono proprio di base, non c'è assolutamente nessun motivo per utilizzare questa strategia. Quindi vengono costruiti dei tool molto molto più complessi al di sopra appunto di questa interfaccia che provvedono a fornire un livello di astrazione superiore. Questi tool si chiamano piattaforme di hosting di Git. Ovvero sono dei pacchetti software, in questo caso non solo un software ma dei pacchetti di software che oltre a fornire gli strumenti di version control forniscono anche alcuni dei componenti del workflow di DevOps. Chi è che ha idea di cosa sia DevOps? Qualcuno l'ha mai sentito? Uno, perfetto. Il flusso di DevOps è un flusso relativamente moderno, in realtà, un flusso di lavoro, un workflow, che comprende tutti gli stadi di sviluppo di un progetto software, che è appunto la contrazione tra development, sviluppo del software, e IT operations, ovvero tutte le operazioni accessorie che servono a verificare il corretto funzionamento del software, sia in fase di sviluppo, sia in fase poi successiva di pubblicazione, rilascio e monitoring del software. Nello specifico possiamo individuarne alcune. La prima fase dello sviluppo è il planning. Questa è una cosa molto importante da fare in modo strutturato, perché altrimenti durante lo sviluppo ci possono essere dei casini, delle incomprensioni e il lavoro non sarebbe molto ottimizzato. Quindi nello specifico la progettazione dell'applicazione, la divisione delle mansioni
E questo è un lavoro che in ingegneria del software per il progetto sarà necessario fare in partenza. Poi abbiamo lo sviluppo effettivo e qui, solo in questo punto, si inserisce Git, che è quello che abbiamo, visto nelle altre due lezioni. Git ci aiuta a versionare il codice e ci aiuta nello sviluppo. In più, un'altra parte importante è la documentazione del codice, che serve poi per renderlo mantenibile. E questo fa sempre parte del progetto di sviluppo, perché la documentazione deve essere fatta in parallelo allo sviluppo del software. Lo stadio successivo è la verifica. Successivo o parallelo, diciamo. Perché il codice, una volta scritto, è necessario che si verifichi che funzioni correttamente. Ci sono una serie di strumenti. Unit testing, che è uno strumento abbastanza utilizzato, e poi ci sono strumenti tipo continuous integration, che sono una serie di script che vengono eseguiti durante lo sviluppo per verificare appunto che le nostre metriche di riferimento, performance, peso del codice, complessità, vengano comunque raggiunte. Ed è una cosa molto importante se vogliamo sviluppare un'applicazione in modo funzionale. E in più, in parallelo appunto a questo processo di sviluppo, ci deve essere un processo di review, di revisione appunto del codice, che deve essere condiviso dai membri del team, oppure in team un po' più sofisticati ci sono delle divisioni di questi team più complicati che sono dedicati appunto a verificare che il codice scritto funzioni esattamente come nella fase di progettazione si è pensato. Alla fine, quando l'applicazione è stata scritta e passa appunto i requisiti di qualità, può essere impacchettata. Nell'impacchettamento noi abbiamo comunque, nel caso di un'applicazione che richiede di essere compilata, il building dell'applicazione, oppure successivamente si può containerizzare. Qualcuno qua ha idea di cosa sia un container? Qualcuno ha mai sentito parlare di Docker? Buono, bene, bene, bene. Un'applicazione che noi sviluppiamo potrebbe essere containerizzata e questo è un qualcosa che comunque ha bisogno di un passaggio a sé. Ricordiamo che adesso sto elencando tutte le cose che una suite di hosting di Git, alcune diciamo sono più avanzate di altre, ci forniscono alcuni o tutti questi strumenti che sto elencando in modo tale da poterli automatizzare e integrarli tra di loro per semplificare tutto questo processo. Una cosa importante da non dimenticarci è appunto la sicurezza del nostro codice e ci sono dei sistemi che possono essere eseguiti in parallelo allo sviluppo o in seguito allo sviluppo per effettivamente monitorare il livello di sicurezza della nostra applicazione. Faccio un esempio, lo scan delle vulnerabilità, quando ci sono dei database di vulnerabilità note si possono utilizzare queste scansioni come se fossero una specie di antivirus, dove però il virus sono errori nella programmazione, essenzialmente. Secret detection, faccio un esempio, quando voi nel codice per testarlo inserite una password di qualcosa, una chiave di un API, ad esempio, e lo committate su Git, ci sono dei tool che appena ricevono un commit lo scansionano, se trovano qualcosa che assomiglia a una chiave segreta ti dicono no, aspetta un attimo, evitiamo di inserire nella nostra history questi segreti e quindi vi avvisano per evitare che facciate questi errori, perché come abbiamo visto togliere cose dalle history di Git non è impossibile ma è abbastanza complicato. Poi c'è una fase di release, ovvero una volta che tutto questo è stato fatto si può pubblicare questa applicazione, condividere con il mondo, e si possono utilizzare degli strumenti di continuous delivery, ovvero ogni volta che sviluppiamo l'applicazione andremo a deployarla. Faccio un esempio, un sito web una volta che noi sviluppiamo una nuova revisione potrebbe esserci uno script che una volta che noi abbiamo concluso il nostro lavoro va a integrare le modifiche direttamente nella piattaforma di hosting che stiamo utilizzando, quindi ad aggiornare il nostro sito una volta che abbiamo finito il nostro sviluppo in modo totalmente automatizzato, oppure per altri tipi di applicazioni, che ne so, un database, una volta che abbiamo finito delle modifiche su un nostro tipo di database, potremmo voler eseguire il deploy nella nostra infrastruttura. Questi sono di solito cose dei flussi un pochettino più avanzati, però nel mondo lavorativo non sono usati, sono usatissimi, sono praticamente essenziali al giorno d'oggi. Infine, l'ultimo passaggio importante è effettuare il monitoring della nostra applicazione. Se la nostra applicazione, faccio un esempio, è un sito web, una web app, una qualsiasi applicazione che richiede un funzionamento continuo, possiamo voler mettere in piedi un sistema che
ci permetta di rispondere appunto a delle vulnerabilità segnalate dagli utenti, degli incidenti, dei crash, dei bug. E sono tutti sistemi che sono importanti da avere. Se invece sviluppiamo un'applicazione che invece viene eseguita on demand, ci potrebbe bastare semplicemente una piattaforma di bug tracking o un forum dove poter rispondere con i nostri utenti. Le piattaforme di hosting di Git normalmente offrono questi strumenti anche a un livello abbastanza elevato. Quindi facciamo un po' un esempio di quali sono queste piattaforme. Adesso facciamo un piccolo sondaggio. Chi ha mai sentito parlare di GitHub? Chi ha mai sentito parlare di GitLab? Chi ha mai sentito parlare di GitHub? Visto. Allora, questi sono tre esempi delle principali. Li ho elencati in ordine appunto di popolarità. Però, ad esempio, due di questi hanno un vantaggio molto importante che a noi come pool interessa particolarmente. Queste due sono open source, quindi il codice dietro a queste piattaforme è completamente libero e chiunque può contribuire a migliorare queste piattaforme. In più, un'altra cosa importante è che sono self-hostabili, nel senso che se voi avete una vostra infrastruttura hardware, tra parentesi un vecchio computer anche, nel senso non ci serve un data center, si può prendere il pacchetto software e farlo eseguire su questo vecchio computer in modo tale da non dipendere da servizi esterni. Ad esempio noi al Pool abbiamo una nostra istanza di GitLab che gira sul nostro server e tutto il lavoro che facciamo noi è versionato e viene automatizzato in alcuni stadi, gestito appunto da un'istanza GitLab sul nostro server che gestiamo tra di noi. Quindi per il self-hosting, che è molto interessante, forse è un po' overkill per il progetto di ingegneria del software, però se vi interessa la cosa abbiamo comunque abbiamo qualche talk anche su YouTube su come si fa il self-hosting delle applicazioni. Le suite di Git sono abbastanza pesanti, soprattutto GitLab, però in generale ci sono anche altre applicazioni molto interessanti da self-hostare. Ma in generale il vantaggio principale del self-hosting è che noi abbiamo pieno controllo sui nostri dati, nel senso che con i nostri dati, con il nostro codice, possiamo farci quello che vogliamo senza nemmeno doverlo caricare su delle istanze hardware gestite da altre aziende, magari. In più l'hardware è nostro, quindi dove eseguiamo il codice è sotto il nostro controllo. Generalmente non ci sono limitazioni esterne, faccio un esempio dei piani a pagamento di GitHub che vi dice ok, o paghi o non ti do questa funzionalità. Dico generalmente perché GitLab ha una serie di piani a pagamento di cui non pubblica il software, il codice delle componenti più avanzate, che sono delle feature un po' più enterprise. Però generalmente se self-hostiamo un software abbiamo accesso a tutte le sue funzionalità senza nessun tipo di paywall dietro. E probabilmente il punto più importante è che è un'enorme esperienza personale imparare a gestire un'istanza di un'applicazione e lavorare un po' più da sysadmin. Tra i contro, ovviamente, l'istanza va mantenuta, quindi se c'è un aggiornamento da fare va fatto, se ci si dimentica di aggiornarlo per 6 mesi magari ci sono dei problemi di sicurezza importanti, se crasha qualcosa bisogna fare un po' di debug, ovviamente bisogna starci dietro. Un altro problema è che se noi pubblichiamo del codice su un'istanza self-hostata, il resto del mondo deve sapere come raggiungere la nostra istanza self-hostata prima di poter raggiungere il nostro codice. Mentre su GitHub basta scrivere sulla barra di ricerca in alto il mio progetto e compare a chiunque. E in più costa, cioè l'hardware ce lo dobbiamo mettere noi, l'elettricità per far andare l'hardware ce lo dobbiamo mettere noi. Quindi ora iniziamo a parlare appunto di una cosa abbastanza importante. Una volta che abbiamo definito che la nostra repository principale viene ostata a livello remoto o sul nostro server o su una piattaforma commerciale disponibile in rete, dobbiamo gestire come autenticarci a questa nostra repository remoto in modo tale che non sia possibile per chiunque accedere a questa repository e committare sul nostro codice essenzialmente. I metodi più comuni di autenticazione, e con più comuni intendo praticamente si usano solo quelli, sono utilizzando il protocollo HTTPS, che immagino che voi conosciate, utilizzando due metodi che in realtà sono uno, username e password, lo stesso username e password che utilizziamo per registrarci appunto a queste piattaforme, non per GitHub. GitHub non permette di utilizzare username e password per collegarsi a un remote, oppure utilizzando username e token.
e poi vedremo un po' più nel dettaglio cosa è un token. Oppure possiamo utilizzare SSH. Chi ha idea di cosa sia SSH? Beh, non male, non male, non male. Per chi non lo sapesse, SSH è un protocollo che permette a due computer di comunicare in modo molto semplice, creando appunto un tunnel crittografato dove le informazioni non possono essere lette dall'esterno, e per autenticarsi a sua volta può utilizzare appunto un'autenticazione a chiave asimmetrica. Diciamo che è un metodo di autenticazione molto forte, molto comodo, ma leggermente più complesso da setappare. Quindi vediamo la prima modalità, con username e password. Possiamo utilizzare le nostre credenziali. Una cosa importante è ogni volta che noi utilizziamo le nostre credenziali, nel senso ogni volta che noi facciamo git push il nostro origin, il nostro branch, lui chiederà, ok, inserisci il tuo username, ok, inserisci la tua password. Se l'autenticazione andrà a buon fine, il push andrà a buon fine. Però ogni volta che lo facciamo, lui ci richiederà username e password, di default, non lo memorizzerà mai, per una questione di sicurezza essenzialmente. Però si può fare in modo di evitare di fare questa cosa qui utilizzando dei programmini in background che sono sempre parte della suite di Git, che sono i credential helpers, che permettono di memorizzare queste credenziali in modo diverso, con strategie diverse. Quindi se vi interessa c'è una pagina linkata sulle slide a proposito. Cosa importante, git push origin mio branch, inserisci username, inserisci password, Git vi risponderà no, non va bene, perché l'autenticazione con la password è troppo poco sicura. Bisogna utilizzare l'autenticazione con i token, che adesso vediamo dopo. GitHub, sì. Oppure questa cosa non funziona se avete abilitato l'autenticazione a due fattori, perché nel campo password bisogna inserire la password, non il secondo fattore. E questa è una limitazione appunto dell'autenticazione semplice del protocollo HTTP. Quindi in generale, al giorno d'oggi, si usa sempre username e token, oppure chiave SSH. Andiamo a vedere cos'è un token. Un token è una password essenzialmente, una stringa generata casualmente che può essere utilizzata al posto della password, a cui possiamo associare una serie di permessi restrittivi. Per dire, utilizzando questo token noi possiamo solo accedere a una repository privata in sola lettura, oppure possiamo dargli accesso anche in scrittura, oppure possiamo fargli fare delle altre operazioni. Insomma, abbiamo un controllo un po' più granulare dei permessi rispetto a una password che ci dà pieno accesso al nostro account. Stesso discorso, anche qui viene richiesto ogni volta, a meno che non si utilizza un credential helper per evitare di dover inserire ogni volta appunto il token. Ogni piattaforma di hosting ha un modo diverso per generare i token, un'interfaccia diversa per generare i token, e vengono implementati con una granularità di permessi differente. Quindi qua ho linkato due pagine per GitHub e per GitLab, dove c'è scritto come utilizzarli essenzialmente. Velocemente invece con SSH si può utilizzare la crittografia a chiave pubblica privata per provare la nostra identità. Se non sapete cos'è, non è un grosso problema essenzialmente, però praticamente dando la nostra chiave pubblica, caricando la nostra chiave pubblica che viene generata in locale, caricandola sul servizio remoto, lui potrà verificare quando noi forniamo appunto un'autenticazione che noi effettivamente siamo la persona che stiamo dichiarando, in modo molto semplificativo. L'unica cosa importante è che quando noi facciamo il clone della repository, quindi quando impostiamo la nostra remote, quindi quando facciamo git remote add, e dove dobbiamo inserire il nome della remote e l'URL della repository remote, non bisogna utilizzare un URL in HTTP, ma bisogna utilizzare un URL in SSH, che si può copia e incollare direttamente dall'interfaccia web. Però nel caso c'è sempre la pagina di riferimento linkata per le due piattaforme di hosting principali. Quindi ora che abbiamo visto questa cosa qua, siamo abbastanza pronti a implementare i workflow che abbiamo visto nelle giornate precedenti utilizzando una piattaforma di hosting remota. Però come lavoriamo in questo modo? Abbiamo due scenari importanti. Il primo, noi abbiamo pieno controllo del remote, nel senso che il remote l'abbiamo creato noi, abbiamo accesso in lettura e in scrittura. Possiamo fare le modifiche, possiamo leggere le modifiche. Okay? Quindi se stiamo lavorando in un piccolo team, questo sarà il nostro caso.
forniremo accesso in lettura scrittura a tutti i membri perché li conosciamo personalmente e ci fidiamo. Secondo caso, la remote non è nostra. Questo è il caso in cui vogliamo contribuire a dei progetti open source un po' più grandi. Faccio un esempio, vogliamo contribuire al kernel Linux? Ovviamente Linus Torvalds non ci darà l'accesso in scrittura, perché sennò insomma, non è proprio il massimo a livello di sicurezza. E quindi ci sarà da utilizzare una serie di stratagemmi, perché noi non possiamo scrivere su queste repository remote, possiamo solo leggere in questo caso. E quindi dovremo attuare delle strategie differenti. Prendiamo il primo caso. Ovvero la remote che andremo ad utilizzare è nostra e abbiamo completo controllo su di questa. Quindi possiamo procedere esattamente come abbiamo fatto nell'ultima lezione. Rivediamo un po' il flusso. Eseguiamo un pull dalla remote, oppure essenzialmente possiamo clonarla, è la stessa identica cosa. Cioè, se ce l'abbiamo già clonata in locale, eseguiamo un pull in modo tale da sincarci almeno con il branch main con remote. Creiamo un feature branch, cioè branchando da main, in modo tale che possiamo implementare la nostra feature senza andare a pestare i piedi dei nostri componenti, dei nostri amici essenzialmente. Committiamo i cambiamenti che ci interessano, facciamo le nostre modifiche creando una serie di commit, testiamo che effettivamente questi commit non abbiano rotto cose e che effettivamente fanno quello che noi vogliamo che facciano. Possiamo ribasare su main se necessario, nel senso che se pullando da main una seconda volta vediamo che qualcun altro ci ha mergiato un altro feature branch oppure ha fatto danni committando direttamente su main, c'è il rischio che appunto il nostro merge possa creare dei conflitti, numero uno, e numero due, che il nostro merge vada a portare l'applicazione su main in una situazione di instabilità, perché non l'abbiamo mai testata con entrambe le modifiche. Quindi quello che facciamo è appunto un rebase, in questo caso, prendiamo il nostro branch e lo attacchiamo alla cima del main, come abbiamo visto l'altra volta, a quel punto ritestiamo, nel senso che sul nostro branch ci saranno tutti i cambiamenti, sia nostri, sia del nostro compagno che avrà mergiato prima di noi. Se tutto funziona, possiamo procedere col merge. Il locale, git merge, tutto quanto. Una volta fatto tutto questo lavoro, pushiamo il main sul remote. Fine. E chiunque lavorerà con noi potrà utilizzare lo stesso flusso senza creare danni, senza creare conflitti non necessari, senza portare l'applicazione in condizioni dove non è testata. Cosa importante, è scritta in piccolo ma in realtà abbastanza importante, notate come tutto il lavoro di questo flow, tranne effettivamente il push, è eseguito in locale, puramente in locale. Tutte le operazioni che scrivono qualcosa sulla history, tranne il push finale, sono eseguite puramente in locale. Questo è importante perché sarà una differenza con il prossimo workflow che vedremo. Questo workflow funziona, l'abbiamo visto la settimana scorsa, però c'è una cosa che potremmo volere. Mentre noi stiamo implementando una feature, potrebbe essere utile che prima di scrivere 10.000 righe di codice, anzi, tra l'altro, se potete evitare di fare una merge request con 10.000 linee di codice sarebbe carino, perché poi chi deve controllare appunto quel branch lì, quella feature lì, magari non c'ha voglia di leggersi 10.000 righe di codice, magari anche documentate male. Potrebbe essere utile a ogni step del nostro lavoro ricevere un feedback da parte dei nostri compagni. Come si fa questa cosa qui? Col flow che abbiamo visto prima non si può fare perché nel remote ci sono solo le modifiche già mergiate, cioè noi pushiamo soltanto dopo aver effettuato il merge. Ma come si fa in realtà? È abbastanza semplice, basterebbe pushare in modo periodico il nostro branch. Quindi sul remote ci sarà una copia del nostro branch che gli altri potranno a loro volta pullare e verificare in locale le modifiche, effettuare i loro test come preferiscono e lavorare comunque in modo indipendente. L'unica cosa importante è che quando lavoriamo in questo modo qui, abbiamo detto che il rebase come operazione va a riscrivere la history, quindi andiamo a cancellare dei commit e a crearne di nuovi. Al remote questo non piace, ci dice ok, no, tu stai riscrivendo la history, potresti creare dei problemi. Però abbiamo detto che se il team si mette d'accordo all'inizio di ognuno sul proprio feature branch può fare quello che vuole, eseguire meno force e quindi riscrivere appunto la history solo limitatamente al nostro branch è fattibile. L'importante è che tutti gli altri lo sappiano.
Quindi quando gli altri dovranno fare un pull, dovranno anche loro forzare questo pull se avremo riscritto la history. Questo però permette a tutti i membri di essere aggiornati sullo stato di lavoro in ogni momento, sempre potendo lavorare al 100% in locale. Quindi commit, push, male non fa, essenzialmente. Sempre sul nostro branch, specifichiamo, sta roba non va fatta su main, perché sennò rischia di rompere tutti, trovarsi i repository locali desincate rispetto al repository remota, e questa cosa non ci piace. Per amor di Dio non utilizzate Discord però per darvi feedback, ok? Ci sono degli strumenti, come abbiamo visto un po', cioè come avevo citato prima, le piattaforme di hosting online danno degli strumenti un po' più strutturati per ricevere e dare feedback che non sono la chat di Discord, e hanno anche le emoji, quindi se volete spammare di emoji potete farlo anche utilizzando GitHub. Quindi questi strumenti sono forniti appunto dalle piattaforme di hosting e sono principalmente due, in realtà ce ne sono di più, ma banalmente sono due. Il primo strumento sono le issues, che è una sezione del nostro progetto in cui si potranno aprire queste specie di ticket in cui si possono segnalare eventuali bug, principalmente sul branch principale. Ad esempio, io sto testando l'applicazione, noto un bug, va bene. Chi se ne deve occupare? Io apro questo ticket nella sezione issues dicendo ho trovato questo bug qua, dettagli del bug, chi avrà implementato quella feature oppure chi, mettendosi d'accordo, decide di occuparsene, potrà tenere traccia in modo singolo di questa issue come se fosse una specie di forum, essenzialmente, senza dover far casini, perché ogni issue ha una sezione a sé stante. Quindi possiamo segnalare bug, possiamo discutere di bug, possiamo segnalare cose ancora da implementare, quindi potrebbe esserci un issue principale con cose ancora da fare e una bella checklist con delle assegnazioni in modo tale che tutti siamo sulla stessa pagina in fatto di sviluppo. E quindi cose da fare e feature da implementare, e si possono assegnare in modo dinamico alle varie persone. Secondo strumento sono le pull o merge request. Si chiamano pull request o merge request in base alla piattaforma che utilizzate. Adesso poi un po' più in là con la lezione vediamo perché si chiamano pull o perché si chiamano merge request, ma sono la stessa identica cosa, cambia soltanto il nome. Per GitHub sono pull request, PR in corto. Sono utili per ottenere del feedback durante lo sviluppo di una feature, mentre noi stiamo lavorando sul nostro feature branch. Tutto questo prima effettivamente di effettuare il merge tra questo feature branch e main. Quindi quello che succede è, io sto lavorando, faccio il commit, faccio il push del mio feature branch, e nel frattempo su questa mia pull o merge request potrò ottenere dei feedback da parte dei miei compagni di team su cosa sto facendo, potranno insultarmi, potranno farmi complimenti per l'ottima soluzione, e potranno segnalarmi se un if è scritto male e se ci sono dei problemi in generale. Tutto questo prima appunto di effettuare il merge, quindi anche durante il lavoro, che è abbastanza comodo. Direi che per ora ci fermiamo qua, vediamo effettivamente con IntelliJ come si può fare questa cosa qua, vediamo partendo dall'autenticazione come si genera un token, come utilizzare un token su IntelliJ e con IntelliJ IDEA come implementare questo flusso. Adesso non ho un team che mi può dare una mano, ma vediamo di vedere qualche caso di base che potrebbe essere utile. Allora, prima cosa, bisogna crearsi un account GitHub. Adesso non so come funziona, se il Politecnico ne fornisce uno oppure se si usano quelli personali, immagino si usino quelli personali. All'interno dell'home page della cosa GitHub, tra parentesi, non uso GitHub da anni, quindi, però l'account c'è ed è vecchio. Per generare un token, quindi per poter generare questa stringa che possiamo utilizzare al posto della password, basta andare in alto a destra. Si vede? Devo zoomare un po'? Zoom un po'. In alto a destra, sul nostro profilo, in fondo c'è, qua in fondo c'è impostazioni. Da impostazioni, in modo molto nascosto, in fondo su developer settings, chissà perché è sotto developer settings, c'è personal access tokens. Ok. Ci sono due opzioni, token con i permessi un po' più specifici,
quindi possiamo decidere in modo più granulare quali permessi dare a chi utilizza questo token, oppure token normali, utilizziamo quelli normali perché gli altri sono un po' overkill. In alto c'è un generate new token, che qua sempre generate new token classic, e qua possiamo generare il nostro token. Gli diamo un nome, non lo so, git course. Gli possiamo dare una data di scadenza, di in questo caso 7 giorni, e poi possiamo decidere in modo più o meno granulare che permessi dargli. Nel nostro caso, se selezioniamo repo, gli diamo a chi utilizza questo token diamo il pieno controllo delle nostre repository private. E poi ci sono altri permessi che permettono di interagire con altre componenti di GitHub, essenzialmente, però a noi non interessano per quello che andremo a fare. In fondo c'è il pulsante Generate Token, che ovviamente non vi farò vedere, vero Mirko? Che era lì pronto con la fotocamera. Allora, Generate Token. Il token verrà mostrato una volta sola, e poi non si potrà più recuperare, e quindi memorizzatevelo da qualche parte, che perché vi servirà abbastanza spesso, a meno che non ve lo salvate effettivamente da qualche parte con un credential manager, che adesso andremo a vedere. Quindi quello che possiamo fare adesso è di nuovo dal nostro profilo principale possiamo creare una nuova repository. Non so, voi magari vi siete già portati avanti, avete già una repository creata, in quel caso vi basterà clonarla, ma noi proviamo dall'inizio a vedere come si fa. Col più qua in alto, è abbastanza zoomato, col più qua in alto c'è New Repository. Qua in questo momento stiamo andando a creare la remote centralizzata su cui tutti dovranno lavorare, quindi questo verrà creato essenzialmente da un componente del vostro gruppo. Si può fare in modo un po' più strutturato creando un'organizzazione su GitHub, ma mi sembra un po' avanzato per quello che dobbiamo fare oggi. Però se vi interessa gestire i permessi in modo un po' più granulare, e se non vi fidate dei vostri amici, potete creare un'organizzazione e assegnare la repository a questa organizzazione. Quindi creiamo il nome, git course. Possiamo scegliere se renderla pubblica o privata, nel senso che pubblica hanno accesso di lettura tutte le persone, tutto il mondo, ma accesso di scrittura soltanto le persone che decidiamo noi. Privata vuol dire che anche l'accesso di lettura è limitato solo alle persone che interessa, che diciamo noi. In questo caso noi possiamo tenerla anche pubblica. E qua possiamo scegliere di inizializzare la repository con tre cose che sono abbastanza standard nelle repository. Un readme. Chi ha idea di cosa sia un readme? Non troppa gente, abbastanza gente. Ok. Semplicemente un readme è un file che contiene delle informazioni di base su come utilizzare, che sono indirizzate generalmente al pubblico, ma anche tra i membri del team, su come utilizzare il contenuto della repository. Sono, diciamo, è un meta file che indica, che dà delle informazioni molto utili. Quando lavorate con le repository, leggete sempre i readme, sono la cosa più importante. Anche se voi leggete, c'è un solo file comodo che sembra comprensibile, se c'è anche il readme, va sempre letto prima il readme. In questo caso noi non lo creiamo perché lo faremo poi da locale. Poi si può aggiungere un gitignore. Gitignore è un file particolare, o meglio, punto gitignore, quindi su Windows sarà di default un file nascosto. È un file particolare all'interno dei quali potremmo inserire dei percorsi relativi alla root della nostra repository di file che Git non dovrà mai considerare, non dovrà mai tracciare essenzialmente. Facciamo un esempio, compiliamo e nella nostra cartella c'è il compilato, noi non vogliamo versionare anche il compilato e quindi mettiamo qua dentro il nome che il file compilato avrà, in modo tale che Git non ci chiederà mai se vogliamo includerlo in un commit. In questo caso qui il gitignore è molto comodo perché l'IDE all'interno della cartella della nostra repository andrà a creare una sua cartella con dentro delle sue impostazioni. Tendenzialmente questo tipo di cartelle, ovvero le cartelle degli IDE, non vengono versionate perché ogni componente, diciamo, del team potrebbe utilizzare un IDE diverso e non ha senso versionare delle impostazioni degli IDE specifici.
E quindi di solito nei gitignore si mettono dentro file compilati, file di log di potenziali esecuzioni dei programmi e tutte le cartelle degli IDE. Poi ci sono altre cose, ma in base al tipo di repository che è, si modifica il gitignore. La cosa importante è che il gitignore contiene i file che Git non terrà in considerazione mai. E in più possiamo scegliere una licenza, quindi se vogliamo condividere il nostro progetto con il mondo, quindi renderlo open source oppure qualsiasi altra cosa vogliamo condividerlo, possiamo metterci dentro una licenza che disciplina come questo progetto dovrà essere utilizzato dal pubblico, che diritti hanno e che doveri hanno. In questo caso a noi non interessa nessuno dei tre, perché facciamo un esempio molto semplice. Creiamo la repository. Ok. Quello che vediamo qua è la nostra repository e praticamente quello che ci dice GitHub in questo piccolo muro di testo è che la repository non c'è dentro niente, non c'è neanche un branch, è proprio vuota. Ok, è un contenitore completamente vuoto. Ok, però la repository esiste. Ok, la nostra remote esiste. E ci dice, va bene, il link da cui puoi trovare la tua remote è questo, uno, in HTTPS. Quindi se utilizziamo l'autenticazione in HTTPS utilizzeremo questo link. HTTPS ovvero username e password oppure username più token. Se invece utilizziamo in SSH il link è un po' diverso, cioè l'URL è un po' diverso, questo per come funziona SSH che non è HTTPS appunto. Oggi noi ci occuperemo solo di HTTPS, quindi il link che andremo a utilizzare sarà questo. Copiamo questo bel link e apriamo IntelliJ, quindi io adesso sposto questo di qui. E sposto questo di qui. A questo punto, questa è la schermata iniziale di IntelliJ con nessun progetto aperto. Qua si vedono due progetti di test che ho fatto per vedere di non fare figuracce oggi. In alto a destra c'è Get from VCS, ovvero ottieni da Version Control System. Vuol dire noi possiamo ottenere questo nostro progetto direttamente collegandoci a una repository, che è quello che ci interessa a noi, perché la repository l'abbiamo già creata in remoto. Da Get from VCS possiamo utilizzare effettivamente, in questo caso IntelliJ permette il clone, quello che è effettivamente un clone, da una repository Git generica, da GitHub Enterprise, che vabbè non ci interessa, o da GitLab. In questo caso se noi facciamo direttamente utilizzando Git, noi qua gli inseriamo l'URL della repository e facciamo clone. Facendo clone qua ci dice, allora, facciamo finta, ci fidiamo di questo progetto? Boh, di base sì, l'abbiamo scritto noi, perché nel progetto l'IDE potrebbe eseguire delle componenti di codice e se queste componenti di codice sono malevole non ci piace sul nostro computer. Ma se il progetto l'abbiamo creato noi, ovviamente gli diamo fiducia. Ok. In questo caso qui, allora, adesso l'ha clonato... niente, l'ha clonato già da solo. Però di base dovrebbe chiedervi un token. Io ero già loggato dentro col mio account GitHub. Insomma, diciamo che vi chiede il token che avete appena creato. In realtà lui lo chiederà sempre, lo chiederà ogni volta, perché il token non viene mai cacheato generalmente. Magari su Windows di default utilizza un sistema di caching fornito dal sistema operativo. Fatto sta che quel token lì che avete trovato lo utilizzate come metodo di autenticazione. Questo è il nostro progetto essenzialmente. Come vedete, qua sulla sinistra abbiamo le cartelle contenute all'interno del nostro progetto. Ovviamente lui inizierà subito a spammare con una cartella .idea, che è la cartella dell'IDE che si chiama IntelliJ IDEA e contiene una serie di informazioni su come organizziamo il nostro IDE. Questa roba qua noi non vogliamo mai versionarla essenzialmente. Quindi quello che possiamo andare a fare è da questa cartella qui creare, fare un nuovo, perché me lo mette lì, file .git. Punto git ignore e qua ci chiederà se vogliamo aggiungerlo direttamente a git. Aggiungerlo a git vuol dire fare git add quel file, ok? Ovviamente lui utilizzerà un linguaggio un po' più user friendly. Gli diciamo di no perché lo facciamo dopo manualmente, così vediamo come si fa. Nel nostro git ignore possiamo effettivamente andare a scrivere punto idea così e lui non ci chiederà mai di versionare la nostra cartella punto idea, ok? A questo punto vediamo un po' come interfacciarsi con Git utilizzando l'IDE. Allora, in basso possiamo aprire una serie di pannelli, di cui l'ultimo. Una cosa,
Sì. Lo slash finale è importante. Sì, giusto, lo slash finale è importante perché identifica la cartella, essenzialmente. Il pannello, questi quattro pulsanti qua in fondo invece apriranno dei pannelli aggiuntivi. L'ultimo, che è il pannello relativo a Git, ci mostrerà lo status della nostra repository. In questo caso noi vediamo tutti i ref che sono presenti nella nostra repository in questo, diciamo, in questo sottopannello. Abbiamo un head, che è, come abbiamo visto la lezione precedente, è il ref che punta al commit dove ci troviamo in questo momento. E poi abbiamo i branch locali, e in questo caso main, che lui ha creato già per noi, okay? Ma l'ha creato IntelliJ, di default. Però, vediamo qua ci dice non ci sono cambiamenti committati, nel senso non abbiamo commit. Ed è chiaro, quindi il branch esiste, ma non c'è sopra commit. Se noi invece andiamo qui in alto, qua possiamo cambiare il pannello superiore. Cliccando su questo pulsante andiamo a lavorare con Git, utilizziamo gli strumenti di Git. Di base, vi ricordate che per fare un commit bisogna fare git add i file che ci servono e poi git commit e inserire il nome, diciamo, la descrizione del commit per effettivamente eseguire il commit. Qua l'abbiamo tutto in una singola finestra. La parte sopra, non so se si capisce, tutto ciò che è scritto sopra amend è il nostro pannello in cui possiamo selezionare i file da includere nel commit successivo. In questo caso abbiamo due file, a noi interessa il gitignore. Questo qua sopra è un gitignore incluso dentro il file.idea, che a noi non interessa committare, mentre noi committeremo solo il file gitignore. Quindi noi lo andiamo a selezionare e lui ci dirà one added, un file aggiunto. E quindi qua possiamo andare a scrivere il titolo del nostro commit, che potrebbe essere add gitignore. E qua possiamo eseguire un commit, premendo così. Il commit viene eseguito. È la prima volta che utilizziamo Git su questo computer, quindi, come detto nella prima giornata, lui ci chiederà, bene, ma chi sei? Cioè, cosa devo mettere dentro il commit come metadata per l'autore? Noi gli diciamo il nostro nome e la nostra mail. Allora, questo potrebbe non coincidere col nome utente e la mail che abbiamo dato a GitHub, però è utile se coincide, ma non è necessario. E qua possiamo settare questa cosa qua per tutti i progetti, se ci interessa. E ce lo chiederà una volta sola, poi manterrà memorizzato queste informazioni. Qua vediamo un file committato, e sotto, nel nostro elenco di commit, abbiamo un commit, add gitignore. Se noi col mouse passiamo sopra questa iconcina qua, vediamo tutti i ref che puntano a quel commit. In questo caso, il ref del branch main, quindi sappiamo che quel commit è su main ed è l'ultimo commit del branch main, e la head, che è dove ci troviamo in questo momento, che è esattamente quello che ci aspettiamo. Qua abbiamo committato direttamente su main. Non è proprio elegante da fare? Sì, però è il primo commit, da qualche parte bisognerà pur partire, no? A questo punto possiamo fare un secondo commit per avere giusto una base, e qua creiamo, tornando sulla nostra panoramica, facciamo un nuovo file, e creiamo effettivamente un readme.md, perché i readme si scrivono in markdown, che è una sintassi per scrivere appunto dei documenti di testo, ci interessa poco. Qua ci chiederà ancora se vogliamo aggiungerlo, noi lo aggiungiamo sempre manualmente. Questo è il nostro readme, nell'editor scriviamo il nostro my project, ok? E qua possiamo scrivere un po' quello che vogliamo, quindi andiamo nel pannello dei commit, aggiungiamo il nostro file. Vedete come adesso non ci chiede più se vogliamo versionare il file di prima, perché lui ha visto il nostro gitignore, ha detto ah ok, non ti devo mai chiedere di versionare qualsiasi cosa contenuto dentro la cartella idea, e quindi ci chiederà solo di versionare i file che non sono dentro la cartella idea. Quindi selezioniamo il nostro readme.md e abbassiamo di nuovo il pannello. Qua c'è uno zoom del 150x, sul vostro computer sarà un pelino più bellino, spero. E qua il nostro commit lo chiamiamo, non lo so, add readme. E facciamo commit. Quindi, come vediamo, il commit è stato eseguito, non ci ha chiesto nient'altro perché ha tutte le informazioni che gli servono. E qua vediamo la nostra history iniziare a prendere forma, che sono questa linked list, e vediamo il primo commit e il secondo commit. Qua possiamo notare che effettivamente i due ref puntano di nuovo allo stesso commit, che sarà la testa del branch e la head, ovvero dove ci troviamo in questo momento.
Fin qua tutto normale, un po' più con un'interfaccia grafica carina piuttosto che utilizzando la linea di comando. Okay? A questo punto però notiamo che noi stiamo lavorando sul branch main, che però è locale. Noi vogliamo pusharlo sul remoto. Per muoverci tra i vari branch possiamo utilizzare il pulsante che c'è qua in alto. Qua possiamo avere uno shortcut ad alcune operazioni abbastanza semplici da fare con Git, abbastanza comode, e possiamo anche effettivamente pushare. Se noi premiamo su push, lui ci dirà, va bene, allora questo è quello che io pusherò. Da main a origin main, origin che è il nostro remote, che lui avrà già impostato nel momento in cui abbiamo fatto il clone, e qua ci dice new, perché ovviamente il branch remoto non esiste. Noi andiamo a pushare queste catene di commit, e quindi si creerà un corrispondente del branch main sul nostro remote. Pushiamo questi due commit, e qua ci fa una panoramica di quello che è cambiato. Di base abbiamo creato due file, e noi clicchiamo push. Ok, a questo punto mi chiede l'autenticazione. Ok, qua possiamo fare login via GitHub, quindi lui aprirà una finestra del browser in cui possiamo effettuare il login come se ci connettessimo a GitHub dall'interfaccia web, nome utente, password, autenticazione a due fattori, e di default ci darà tutti i permessi, oppure possiamo utilizzare il token che abbiamo visto prima. Se utilizziamo il token, qua semplicemente ci chiederà, bene, dammi il token, io adesso vado a copiare il token, incollare il token e fare login. Lui a quel punto eseguirà il push e ti dirà, va bene, pushed main to new branch origin main. Il nostro branch main è stato pushato al corrispondente remoto origin main, dove origin è il nome del nostro remote. Quindi da qua, se noi andiamo a vedere dal nostro pannello web, ricaricando la pagina, vediamo che la visualizzazione è cambiata. Qua abbiamo effettivamente due file che abbiamo appena committato. Qua ci dice l'ultimo commit che è stato eseguito da me ad readme 2 minuti fa. Qua c'è uno short dell'hash, sono i primi 7 caratteri dell'hash dell'ultimo commit. Qua ci dice che sono un totale di 2 commit. E qua abbiamo l'elenco dei branch che sono presenti sul remote. In questo caso branch 1 solo, main, che è quello principale. Qua possiamo anche vedere i tag che non abbiamo ancora inserito essenzialmente. Ok, e questo è un flusso abbastanza base per committare su main. Se invece vogliamo andare a committare su un branch diverso, possiamo farlo sempre dal nostro IDE. Qui, a questo punto, noi siamo sul branch. La head, in questo momento, come vedete, punta a main e punta allo stesso commit referenziato su origin main. È comparso un terzo ref, perché lui tiene conto anche di dove punta il branch remoto, essenzialmente. Così vediamo se siamo sincronizzati o no. Infatti qua c'è l'head, qua c'è il local, i branch locali, c'è main, però se estendiamo qua abbiamo remote, la remote origin, c'è il branch main. Se vogliamo creare un nuovo branch, da qua sopra possiamo andare qui e fare new branch. Il branch verrà creato da dove ci troviamo in questo momento, ovvero da dove abbiamo l'head. New branch, e lo chiamiamo, non lo so, feature 1. Ok, fateli un pelo più descrittivi i vostri branch quando lavorate. Create, e come vedete qua abbiamo un po' di un ref in più, che è appunto quello di feature 1. Vuol dire che i due branch in questo momento coincidono, perché puntano allo stesso commit. E in questo momento qua in alto ci dirà, bene, sei su feature 1. Quindi i commit che andrai a creare andranno appesi all'ultimo commit di feature 1. Andiamo a far qualcosina, non lo so. Do what you want. Questo è un ottimo motivo per far rompere i vostri progetti ai vostri amici. Quindi qua andiamo a selezionare il file che abbiamo appena modificato, readme, cambiamo ancora anche qui la descrizione del nostro commit, update readme. Qua vabbè, ci dà dei consigli. E qua possiamo eseguire il commit. Possiamo eseguire il commit e poi pushare, oppure fare direttamente commit and push. Se state lavorando su un feature branch potreste anche fare commit and push direttamente. Lui ha eseguito il commit e a questo punto ci dice, bene, feature 1 noi lo sincronizziamo con origin feature 1, che è un nuovo branch che contiene questo commit. Va bene, push. Lui adesso eseguirà il push e ha pushato il nostro branch. Se andiamo a vedere effettivamente
qua nella history qui sotto, vediamo che origin e main puntano al commit, cioè origin main e main puntano entrambi al commit precedente, add feature 1 e origin feature 1 puntano al commit successivo. Abbiamo ottenuto una biforcazione, qua ce lo fa vedere in modo lineare, ma di fatto possiamo visualizzarlo anche come biforcazione. Se andiamo a vedere dall'interfaccia web, qua ci dice, bene, il branch feature 1 ha ottenuto un push 2 secondi fa. Potremmo fare questa cosa qui, ok? Noi a questo punto, se clicchiamo su compare and pull request, lui ci creerà una pull request, quello che dicevamo prima PR, ovvero quello spazio effettivamente in cui potremmo andare a commentare sui cambiamenti di quel branch prima di mergiarlo. Qua diamo un nome, non lo so, add feature 1, ok? E qua dovremmo, come buona pratica, descrivere i cambiamenti che abbiamo inserito all'interno del nostro branch. In questo caso, così. Non deve essere un elenco di commit, perché l'elenco di commit lo si può vedere, però magari qualcosa un po' più ad alto livello. Qua si possono assegnare delle persone incaricate di eseguire la review del vostro branch, in modo tale da pingare i vostri compagni di team, e assegnare un responsabile al lavoro, al contenuto di questo branch. In questo caso possiamo autoassegnarci per dire, va bene, ci sto lavorando io. Okay? Qua ci fa un riassunto dell'elenco dei cambiamenti che sono presenti in questa pull request, e a questo punto possiamo fare create pull request. Di default la pull request andrà a richiedere al team il permesso di mergiare X commit presenti sul nostro branch dal nostro branch feature 1 a main. Quindi andiamo a chiedere di poter fare un branch. In realtà qua noi stiamo ancora lavorando qui sopra, ma in futuro poi ci dovremo fare il merge. Qui sotto abbiamo una cosa tipo forum in cui tutti possono inserire dei commenti, tipo, non lo so, hai rotto tutto, e quindi ogni volta che verrà eseguito un commit verrà mostrato all'interno della pull request e chiunque potrà andare a criticare appunto il lavoro che abbiamo appena fatto, tutti i membri del team. Ah, una cosa importante, per dare i permessi di scrittura ai membri del team su questa repository, da settings della repository, c'è collaborators, qua add people, inserendo lo username dei vostri compagni di team, gli darete piena possibilità di lettura e scrittura della vostra repository, senza granularità appunto di permessi. Però per ora lavoro solo io su questa repository. E qua, come vedete qui in alto, ci sarà pull request, una, ce n'è una aperta, che è add feature 1, ed è ancora aperta, nel senso che non è ancora stata mergiata. Okay. Quindi, tornando sul nostro IDE, se noi eseguiamo un altro commit sullo stesso branch, controlliamo sempre di essere sul branch giusto qui, my feature, okay. Qua abbiamo aggiunto dei cambiamenti, li aggiungiamo al commit, scriviamo add feature, commit and push, o commit e poi push. Qua ci dice, da feature 1 andiamo a pushare su origin feature 1, qua non ci dice più che il branch è nuovo perché esiste già, andiamo a pushare questo commit e poi facciamo push. Lui farà il push. Se torniamo sulla interfaccia web, vediamo, dalla pull request, da qua dentro, e qua ci dice, vabbè, 2 minuti fa me lo sono autoassegnato e ho aggiunto questo commit, add feature. E quindi possiamo tenere traccia di tutti i cambiamenti sul nostro branch, essenzialmente. Tra l'altro, una volta che abbiamo finito di fare i lavori sul nostro branch, in questo caso, questo è un avviso che ci dice che ci sono delle feature abbastanza interessanti che si possono abilitare. No. Qua ci dice, delle feature abbastanza interessanti si possono abilitare, le vedremo dopo. Qua ci dice lui in automatico, questo branch non ha conflitti con il branch di base, che in questo caso è main. Quindi se io premo questo pulsante, posso effettuare il merge direttamente sul server side, sul remote. Okay? E quindi in locale io non sarò più aggiornato. Quindi faccio un esempio. Se siamo tutti d'accordo, i miei amici mi hanno detto va bene, procedi pure, effettuo il merge pull request. Qua ci chiederà un commento per il commit che unirà appunto i due rami, add feature 1 può andare bene, ce lo suggerisce lui, confirm merge,
E lui ti dice, va bene, la pull request è stata mergiata, quindi il branch feature 1 è stato mergiato in main ed è chiusa. Quindi se vogliamo possiamo cancellare il nostro feature branch, che tanto non ci serve più, possiamo buttarlo via. Questo funziona solo in remoto. Faccio delete branch. Fine. E questo, il nostro lavoro è finito. Quindi se noi andiamo a vedere dentro il nostro branch main, qua, vediamo che l'ultimo commit è merge pull request numero 1. E quindi, come vediamo qua, ci sono tutti i nostri cambiamenti aggiornati sul main. In locale, ovviamente, queste modifiche non sono sincronizzate. Oops. Per sincronizzare queste modifiche, andiamo su... selezioniamo il branch su, da cui vogliamo, che vogliamo aggiornare, in questo caso main. No, in questo caso sì, main. E facciamo checkout. Checkout è l'equivalente di quello che abbiamo visto prima essere git switch. Idea utilizza ancora la vecchia terminologia. Checkout. E poi qua facciamo update project. E qua ci chiederà due opzioni. Se ci sono dei conflitti possiamo mergiarli oppure effettuare un rebase. Per il momento facciamo merge. E lui ci ha aggiornato appunto il branch con le modifiche del remote. Come vedete, la history qua sotto ci fa vedere che il merge è effettivamente avvenuto. Però notate come sull'ultimo commit abbiamo add locale, main locale e origin main, che è il main remoto. Però il branch locale feature 1 esiste ancora. Abbiamo rimosso solo la copia remota. Possiamo tenerlo, oppure sempre da qua dal pannello di controllo dei branch ci clicchiamo sopra e possiamo cancellarlo, delete, perché tanto non ci serve più. Cancellando il riferimento al branch non perdiamo nessuna informazione, perché effettivamente i commit sono referenziati comunque dall'ultimo commit su main. E questo è un buon flusso che possiamo utilizzare. Se qualcun altro avrà committato su main prima di noi, effettivamente, nel momento in cui andremo a fare un merge fatto dall'interfaccia di GitHub, GitHub ti dice, aspetta un attimo, ci sono dei merge, risolvili, ci sono dei conflitti, risolvili prima. Per risolverli prima possiamo risolverli in locale, oppure utilizzando un'interfaccia molto scomoda e brutta di GitHub direttamente dall'interfaccia web. Però se i conflitti sono complicati ve lo sconsiglio altamente. Per risolvere i conflitti cosa ci basterà fare? Dal locale pullare main, quindi spostarci su main e fare l'update, e poi provare a ribasare il nostro feature branch su main, come abbiamo visto. Per fare il rebase, adesso qua ho cancellato il branch, ma tra le opzioni qua ci sarà rebase on main, e quindi effettuare il rebase. IntelliJ ci dirà, guarda che questo rebase creerà dei... cioè, effettuando questa operazione ci sono dei conflitti, risolvili, e ci mostrerà un'interfaccia abbastanza carina per risolvere questi conflitti, molto più semplici rispetto al lavorare da terminale come abbiamo visto le volte scorse. Questo è un workflow sano per lavorare su un vostro progetto e per evitare al più di trovarsi in stati non previsti di non funzionamento dell'applicazione. Poi ci sono una serie di strumenti molto più avanzati che comunque IntelliJ mette a disposizione, sempre utilizzando Git, che si possono comunque trovare sempre da questo sottomenu qua, oppure andando dal menu più esteso qui in alto, il menu principale, c'è un menu a tendina Git dove mostrerà una serie di comandi anche un po' più avanzati. Qua ad esempio vediamo il merge, il rebase. Possiamo fare creare una patch e altre cose, spostare la head e fare un po' di cose strane, però insomma di base è abbastanza avanzato, possiamo fare più o meno tutte le cose che abbiamo visto che si possono fare con l'interfaccia di comando in modo un po' più visuale, ecco. Torniamo pure alle nostre slide. Ora vediamo un altro caso d'uso. Noi qua abbiamo potuto fare un bel push, abbiamo pushato il nostro branch sul remote. Bene, questo perché noi controllavamo la repository remota. Se invece noi non abbiamo i permessi di scrittura su questa repository remota, come facciamo? Dobbiamo inventarci qualcosa. Ok? Noi non possiamo solo pushare su main, non possiamo neanche pushare un nostro branch, neanche dicendo prometto che non faccio danni. Ovviamente il proprietario della remote non ce lo consentirà, soprattutto se poi è un progetto abbastanza grosso e strutturato, non diciamo che non danno i permessi di scrittura a chiunque.
Quindi come possiamo fare? Dobbiamo cambiare il nostro workflow. Prima di tutto dobbiamo in qualche modo mandare questi cambiamenti, questi nostri commit, questi nostri appunto modifiche al codice di base, alla piattaforma di hosting, perché la piattaforma di hosting non è che può contattare la nostra copia locale, siamo noi che dobbiamo fornire alla piattaforma di hosting i nostri cambiamenti, in modo tale che il proprietario della repository o un suo delegato, in questo caso che si chiama comunemente maintainer, ovvero colui che mantiene il progetto principale, possa revisionare i nostri cambiamenti e decidere se sono, secondo lui, consoni per essere mergiati su un branch della, diciamo, del progetto remoto. Per fare questo abbiamo bisogno di una remote, quindi di una repository remota ostata su questa piattaforma di hosting in cui abbiamo i permessi di scrittura. Okay. Che non è appunto la repository principale del progetto, perché lì non abbiamo i permessi di scrittura. La soluzione a questo problema si chiama effettuare un'operazione che si chiama forking. Se noi prendiamo la remote principale del progetto ed effettuiamo un fork, cosa otteniamo? Otteniamo una copia di quella stessa remote, una copia 1-1 essenzialmente, che può contenere il branch principale o tutti i branch, questo lo decidiamo noi, su cui abbiamo permesso di lettura e scrittura, ma è una copia 1-1 su cui noi possiamo andare a lavorare. Quindi quello che facciamo è, lavorando con la nostra copia, possiamo scrivere e leggere su questa copia qui. E quindi quello che succede è che la piattaforma di hosting remota ha a disposizione comunque, da qualche parte nella sua memoria, i nostri cambiamenti. Per semplificare, come se noi eseguissimo un git clone direttamente sulla piattaforma remota, non in locale. Quindi la copia che creiamo non è in locale, ma è da qualche altra parte, sempre sulla piattaforma remota. E ho linkato un paio di pagine che spiegano un po' più nello specifico come si fa. In realtà poi andiamo a vederlo, è davvero semplicissimo. Poi cosa facciamo? Una volta che noi abbiamo potuto lavorare per lavorare con questa remote, noi dovremmo impostare che il nostro progetto locale faccia riferimento alla remote nostra, al nostro fork, alla nostra repository principale forkata. Quindi noi la dobbiamo impostare effettivamente come il remote a cui facciamo riferimento. A questo punto, una volta pushati i nostri cambiamenti sul nostro branch nella nostra repository forkata, possiamo aprire una pull o merge request chiedendo di mergiare il nostro feature branch dalla nostra copia, dalla nostra repository che abbiamo copiato, alla repository principale. Okay. E qua si inizia a capire perché una pull merge request si chiama pull merge request. Intuitivamente una merge request è una richiesta di mergiare, nel senso noi l'apriamo e chiediamo: gentile maintainer, io ho fatto questo cambiamento, ti piacciono? Ti piace? Sì? No? Se sì, puoi mergiarmela cortesemente nel tuo branch principale così da contribuire al software che tu hai scritto? A questo punto il maintainer del progetto guarderà la richiesta, si spera, se non è in vacanza, e commenterà sul nostro lavoro. E probabilmente potrebbe chiederci di fare una serie di cambiamenti se il codice che abbiamo scritto, se la nostra contribution non segue i suoi standard essenzialmente. Nello specifico, qua è scritto in piccolo, ma anche qui è abbastanza importante, ci si aspetta che la nostra richiesta non debba essere risolta, non debba avvenire risolvendo dei conflitti. Quindi lui, il pulsante che deve premere, gli deve dire ok, la merge request può essere integrata senza risolvere conflitti, perché la risoluzione dei conflitti è responsabilità nostra. Ovviamente non è responsabilità del maintainer, perché noi gli dobbiamo consegnare un lavoro già finito, essenzialmente. E quindi i conflitti vanno sempre risolti localmente in questo caso. Una volta che abbiamo appunto risolto tutti questi problemi, il maintainer potrebbe approvarci la richiesta e in quel caso lì la merge avverrà lato server, quindi noi in locale non faremo niente, tra le due remote. Il nostro computer non viene toccato. Dal nostro fork il nostro branch verrà mergiato in un branch della repository principale. Quindi, nello specifico, cosa andiamo a fare? Primo passo, forchiamo la repository pubblica, creiamo una copia.
pulliamo in locale, quindi cloniamo, oppure se ce l'abbiamo già clonata effettuiamo un pull dalla nostra repository forcata, quindi lavoriamo soltanto anche in lettura dalla nostra copia, creiamo il feature branch, committiamo i cambiamenti sul feature branch, testiamo che tutto funzioni e poi ribasiamo sì solo se il maintainer è contento di questa operazione. Come facciamo a capire se il maintainer è contento di questa operazione? C'è uno strumento che adesso vediamo, però non necessariamente gli piace che venga effettuato un rebase. Magari preferiscono che venga mergiato main dentro il nostro feature branch, quel workflow strano che abbiamo visto, che abbiamo detto che è un po' di spaghetti, che appunto la nostra history esce un po' confusionaria. Magari in alcuni repository, alcuni progetti preferiscono questo. Testiamo di nuovo, quindi verifichiamo che tutto funzioni, in modo tale da poter pushare sul nostro feature branch, ma ovviamente il feature branch che sta sulla nostra repository forcata, e poi possiamo aprire una pull o merge request dal nostro feature branch della nostra repository forcata a il branch principale o un branch che ci indicherà appunto il maintainer della repository pubblica corrispondente. Come ho detto prima, merge request è perché noi chiediamo di mergiare. Un po' di lore, una pull request, che è la terminologia che usa GitHub per indicare la stessa identica cosa, che è molto controintuitiva, è per ragioni storiche si utilizza ancora durante lo sviluppo del kernel Linux, perché si chiede al maintainer di pullare le nostre modifiche sulla sua copia della repository, e quindi questa è una ragione storica. Però di base il workflow attuale si utilizza, cioè è una merge request, perché le nostre modifiche sono già presenti sulla piattaforma di hosting remoto. Qui invece notiamo come tutto il lavoro di merge viene eseguito server side, il nostro computer non effettua nessun merge, ok? E quindi per capire effettivamente come non far incazzare il maintainer ci sono una serie di strumenti che, se il maintainer è saggio, al posto che insultarti ti dà delle indicazioni prima. Queste si chiamano contribution guidelines, sono degli standard che il responsabile del progetto scrive in modo tale che chiunque voglia contribuire al suo progetto può seguire senza che lui debba ripetere ogni volta. Quindi prima di iniziare tutto questo lavoro è buona norma andare dentro la repository del progetto e cercare il file readme, come abbiamo detto prima, e contributing. Sono due file che potrebbero contenere delle informazioni molto importanti sul come effettuare una contribuzione. Quindi, in generale, come possiamo contribuire? Quindi, che tipi di contribuzioni sono ben accetti nel mondo del software open source in generale? Guardando le issues aperte, possiamo cercare di riprodurre dei bug e aggiungere dei dettagli su questi bug, in modo tale da aiutare chi magari è un po' più bravo a scrivere codice a risolverli. Possiamo riportare nuovi bug, quindi se noi stiamo usando un software e si rompe qualcosa, apriamo una issue dicendo: guarda, sono su questa piattaforma, mi si è rotto questo e questo e questo, allego il log, ok? E magari il maintainer ci chiederà: dammi qualche dettaglio in più eseguendo questo comando che ti darà un output, e lì potremmo dare una mano a risolvere questo bug. Oppure possiamo chiedere nuove feature in generale, però no, a volte ti dicono no, segnalami solo bug. Mentre guardando alle merge pull request che sono in quel momento aperte, quindi al lavoro in corso effettivamente sul progetto, possiamo, se siamo capaci, fare una review del codice e discuterne appunto questa implementazione, oppure possiamo provare addirittura a fissare un bug e implementare una nuova feature creando una nuova merge pull request. Quindi adesso vediamo molto rapidamente come si crea un fork, roba da 10 secondi. Prendiamo una repository, la prima che compare, eccola qua. Grok 1, che è la repository del nuovo modello di AI essenzialmente pubblicato da Elon Musk, essenzialmente. Noi, se vogliamo fare una contribution, cosa che non penso accettino, però noi possiamo premere su questo pulsante qua in alto, che è il pulsante fork, se si legge. Premendo sul pulsante fork, lui ti dice: va bene, a fork is a copy of a repository, ok?
Quindi diciamo la repository è mia, nome della repository, description, e qua possiamo dirgli copia tutti i branch o copia solo il branch principale. A noi, se vogliamo fare una contribution, in gran parte dei casi ci interessa solo il branch principale. Creiamo il fork. Il fork è stato creato, infatti tra le nostre repository, qua abbiamo la repository forcata da, ed è una copia esattamente identica della repository, che ovviamente non si aggiornerà in automatico, dobbiamo aggiornare per conto nostro. Quindi dovremmo effettuare dei pull dalla repository principale su questa repository qua. Oppure GitHub ci dice, vabbè, syncami, e lo fa lui in automatico essenzialmente, se premiamo questo pulsante, quindi è abbastanza comodo da quel punto di vista. Adesso non andremo a vedere poi com'è un workflow completo di contribuzione, se siete interessati a contribuire al mondo open source, bene, bravi, però diciamo che ogni progetto ha i suoi standard, le sue regole, e è sempre bene documentarsi un minimo prima di fare una contribution, magari scrivendo 500 linee di codice, che poi il maintainer ti dice no, in realtà non si fa così, si fa in un altro modo, e quindi buttar via il proprio lavoro. E adesso andiamo a vedere uno strumento abbastanza interessante, che è l'ultima cosa che andremo a vedere oggi, uno strumento abbastanza importante, solo perché siamo ingegneri, dato che noi siamo ingegneri siamo pigri, gli ingegneri sono persone pigre, quindi a noi piace automatizzare le cose, okay? Se dobbiamo ripetere un comando ogni volta non ci piace, meglio automatizzare, così poi possiamo andare a giocare ai videogiochi. Quindi dopo aver scritto del codice ci sono alcuni task, alcune cose che devono essere fatte o dovrebbero essere fatte, comunque sono cose utili da fare. Check sulla qualità del codice, come ad esempio l'inting. Chi è che sa cosa vuol dire l'inting? Ok, poca gente. L'inting vuol dire definire degli standard per scrivere questo codice solo sulla forma, non sulla funzionalità. Faccio un esempio, le tab, quanti spazi devono essere? Come indentiamo? Con gli spazi, con le tab, per amor di Dio non con le tab? Quanto devono essere lunghe? Oppure in C, dove devono essere messe le parentesi, le graffe? In modo tale da che tutto il team sia d'accordo su uno stile unico, e sarebbe utile controllare, dopo aver scritto il codice, che lo stile che abbiamo utilizzato sia effettivamente conforme con quello deciso dal team, in modo tale che il codice finale non abbia dei pezzi scritti con uno stile e pezzi scritti con un altro. Analisi di codice statica, anche questo se siete informatici prima o poi imparerete cosa significa se già non lo sapete, e io sono elettronico quindi non lo so. Analisi di complessità, vedere effettivamente un algoritmo implementato, se performa correttamente, se funziona correttamente, come vogliamo essenzialmente, e sono tutti dei check che servono a garantire che la qualità del nostro codice sia elevata, questo addirittura magari prima di compilare l'intera applicazione. Sono tutti check che si possono fare direttamente prima di compilare l'applicazione, lavorando direttamente sul codice. Compilare o buildare l'applicazione, che è un task che va fatto prima di poterla testare, e questo va fatto ogni volta che facciamo una modifica oppure prima di mergiare i nostri branch, quindi è abbastanza importante buildare, che è sempre lo stesso comando, però se possiamo automatizzarlo è meglio. Il testing dell'applicazione, una volta buildata l'applicazione vogliamo verificare che effettivamente tutte le funzionalità dell'applicazione siano implementate correttamente, che non crashi nemmeno in edge cases. Ad esempio, performance testing, la nostra applicazione che ti stampa i numeri da 1 a 100 occupa 8 core, bravi che l'avete fatto multithreaded, però magari non è proprio il massimo. O functionality testing, come ad esempio gli unit test, che probabilmente vi sarà richiesto di implementare in ingegneria del software, per verificare appunto che i test vadano a coprire effettivamente tutta la vostra code base. Infine, il pubblicare o deployare la vostra applicazione, facciamo un esempio, una pagina web, ho sviluppato una pagina web, voglio effettivamente deployarla sul web server, anche questo o lo si fa a mano o si può automatizzare. Il publishing invece, ho sviluppato questa applicazione, voglio metterla su uno store, voglio metterla su un package manager, voglio metterla da qualche parte in modo tale che il mondo possa scaricare l'applicazione già pacchettizzata. Ma queste non sono le uniche cose che si possono fare e che si dovrebbero fare quando si sviluppa un'applicazione, queste sono solo alcune idee di base. Più sarete dei bravi sviluppatori di software, più
check più task che dovrete performare per assicurarvi che la vostra applicazione sia fatta in modo corretto. Quindi qua ci porta il dubbio, quando fare questo tipo di azioni? A che layer, a che stadio essenzialmente? Ci sono più possibilità. Sulla nostra macchina, mentre sviluppiamo manualmente, oppure utilizzando le automazioni del nostro IDE. Faccio un esempio. Il check del codice, possiamo utilizzare dei programmi esterni, li carichiamo il codice e li eseguiamo, oppure gli IDE di solito hanno dei programmi in background che controllano mentre noi scriviamo che stiamo facendo le cose giuste. Ad esempio un linter può essere integrato all'interno del nostro IDE, in modo tale che quando noi scriviamo il codice lui faccia automaticamente l'enforcement dello stile che è stato deciso, in modo completamente automatico, mentre noi stiamo scrivendo. Oppure, sempre sulla nostra macchina, ma solo prima di committare, prima di pushare, prima di mergeare, prima di fare qualsiasi azione su Git, ok? Facciamo un esempio, buildare, io non ho bisogno di buildare dopo che ho fatto un commit, dopo che ho implementato qualcosa. Eseguo un build ed eseguo dei test, posso farli automaticamente, oppure posso farlo manualmente. Per farlo automaticamente, Git mette a disposizione uno strumento che si chiamano Git Hooks, ovvero sono dei trigger, degli agganci a cui possiamo agganciare appunto queste applicazioni da eseguire in modo tale che effettivamente venga eseguito in automatico dopo che eseguiamo un'azione su Git. È un po' meno utilizzato, però si utilizza, è abbastanza diffuso in repository un po' più complicate e magari dentro le aziende dove si vuole mantenere un lavoro abbastanza pulito e quindi non ci mettiamo a committare roba non verificata e vogliamo verificare che la qualità del nostro codice prima di effettivamente caricare le nostre modifiche sul server. Terza opzione, quella più utilizzata in assoluto, direttamente sul remote, dopo aver committato, prima di mergeare, oppure in molti altri casi, quando abbiamo pushato un tag. E questo viene automatizzato da quella che si chiama pipeline CI/CD. Una pipeline CI/CD cos'è? La pipeline CI/CD è quello che viene gestito da quella che si chiama CI/CD, ovvero Continuous Integration e Continuous Delivery. Questo è un esempio di una delle pipeline che sono supportate, ma sono quelle assolutamente più diffuse, e poi una terminologia che si è diffusa, ovvero sono dei task che vengono eseguiti dopo una serie di azioni server-side. Okay. Questo ci dà un vantaggio principale. Quando noi buildiamo un'applicazione, io buildo la mia applicazione dopo aver fatto il mio commit, verifico che tutto vada bene. Il mio team deve verificare che la mia feature sia stata implementata correttamente prima di dirmi ok, mergia. Quindi cosa farà? Pullerà le mie modifiche e poi ognuno si builderà la propria copia e verificherà. Se noi invece potessimo fare in modo che quando io pusho le mie modifiche, in automatico il server builda la mia applicazione ed esegua lui automaticamente i test e garantisca tutto il team con un bel bollino verde dicendo tranquilli, i test sono passati, non dovete verificarli uno per uno, non è comodo? È abbastanza comodo, no? In modo tale che la procedura di test venga automatizzata e centralizzata soprattutto sul server remoto. Quindi, un paio di concetti semplici. Una pipeline è una serie di job, una serie di task, possiamo dire, eseguiti in serie o in parallelo o misto serie parallelo. Facciamo un esempio, dei test possono essere eseguiti in parallelo. La build e i test non possono essere eseguiti in parallelo perché per fare i test ti serve la build. Quindi il job della build sarà antecedente a tutti i job dei test che saranno invece in parallelo. Una pipeline è triggerata, viene avviata da una condizione. Ad esempio, dei nuovi commit sono stati pushati, un tag è stato creato, oppure dopo un merge. Facciamo un esempio. Quando io nella mia pull request pusho dei commit, il server se ne accorge ed esegue questa pipeline, che potrebbe essere build, potrebbe essere lint, quindi verifica che il mio codice sia scritto bene, build, se la build funziona vuol dire che il mio codice come minimo almeno compila, e poi tutti i vari test. Se tutti questi tre stadi passano, il server potrà dirci, bravo, questa pull request soddisfa gli standard minimi che ci interessano. Però questa pipeline viene eseguita
dopo che avviene una determinata azione. Commit, oppure quando viene creato un tag, facciamo un esempio di caso d'uso, io creo il tag versione 2.2. Questa cosa farà? Builderà la mia applicazione e magari pubblicherà l'applicazione in automatico su uno store oppure farà il deploy del mio sito web direttamente sul mio web server, senza che io debba farlo manualmente. Se noi bindiamo questa pipeline al momento in cui pusho il tag, so che ovviamente il deploy viene eseguito soltanto una volta che io ho identificato il commit con il mio tag, e il tag è un ottimo modo per identificare un commit stabile che possiamo effettivamente pushare, cioè deployare. I job sono un set di comandi eseguiti in container o macchine virtuali. Questo è molto importante perché la CI in realtà è semplicemente un elenco di comandi, un elenco di azioni eseguiti su una macchina virtuale o su un container, quindi su un ambiente isolato che ha a disposizione il nostro codice. Quindi se noi in locale eseguiamo GCC per compilare il codice, la CI cosa farà? Nel suo ambiente virtuale eseguirà GCC nella stessa sintassi che eseguiamo noi per compilare lo stesso identico codice. Se noi in locale usiamo Maven, la CI in remoto sulla sua macchina virtuale utilizzerà lo stesso identico comando che utilizziamo noi. Quindi l'automazione è 1-1, possiamo trascrivere gli stessi comandi che facciamo noi sulla nostra macchina virtuale. Ultimo concetto importante, la pipeline in sé può passare o fallire. Se un qualsiasi task della pipeline fallisce, la pipeline si interrompe e ti dice no, non soddisfa gli standard, non, diciamo che queste azioni non sono andate bene. Faccio un esempio, se l'inting, che è il primo step, fallisce, la pipeline non builderà e non testerà. Se ovviamente il building fallisce, il test non ha senso eseguirli perché tanto non ci avrà il buildato. Adesso andiamo a vedere qualche esempio di pipeline su GitHub. Tenete presente una cosa, la CI/CD può fare davvero tantissime cose e possiamo implementare delle logiche anche abbastanza complicate. E adesso andremo a vedere quanto possono essere complicate queste logiche. Nel progetto di ingegneria del software, in realtà, potete renderle complicate quanto volete. Cioè, più test check fate, meglio è, però non è un, cioè non state sviluppando il Facebook, ecco. Quindi più è complesso il progetto, più check ci sono, più stadi di pipeline servono, più logica deve essere implementata. Adesso andiamo a vedere un po' come funziona qua. Prendiamo un esempio di un... qua non vedrò mai niente. Questo è un vecchio progetto di ingegneria del software del 2022. Ovviamente niente spoiler. Andiamo a vedere soltanto un esempio di pipeline. In GitHub le pipeline vanno specificate all'interno della cartella .github, che deve stare nel root della vostra repository, sotto la cartella workflow, e poi sono scritti in sintassi YAML. Chi è che ha mai scritto qualcosa in YAML? Non troppa gente. Essenzialmente è una sintassi davvero stupida, chiave, due punti, valore. Okay? E poi si possono... È un linguaggio per rappresentare strutture dati, essenzialmente, molto semplice, dove in YAML è molto importante l'indentazione, okay? Come in Python. Andiamo a vedere questo definisce una pipeline. E adesso vediamo che ci sono tutti gli elementi che ci interessano. Riga numero 1, nome, Java CI, questo è il nome della pipeline. Riga numero 3, on, questo indica il trigger che andrà a triggerare questa pipeline. Qua c'è specificato push, vuol dire che ogni volta che viene eseguito un push su questo branch, viene eseguita questa pipeline. Questo ha senso perché se io pusho sul mio feature branch o pusho su main, eseguo questa pipeline che adesso andremo a vedere cosa fa. Riga 5, jobs, i job che andrà ad eseguire, in questo caso in serie, uno dopo l'altro. Lo stadio, e poi definiamo gli stadi, lo stadio 1 in questo caso, che è l'unico stadio, è lo stadio di build. Questa pipeline andrà soltanto a buildare, in realtà. Poi in realtà esegue dei test, ma vediamo poi come funziona. Runs on indica la macchina virtuale o il container che richiediamo su cui far girare questa pipeline. In questo caso le macchine su cui facciamo girare ci sono gentilmente offerte da GitHub. Quindi effettivamente il nostro codice girerà
su dell'hardware effettivo fornito da GitHub, quindi in remoto. La CPU, la nostra CPU locale non farà una mazza. Qua chiediamo, va bene, ci interessa una macchina virtuale con Ubuntu, l'ultima versione. E lui ci allocherà prima o poi, nel senso potrebbe essere dopo 2 secondi o dopo 1 ora e 45 minuti, come è successo a me, ci allocherà questa macchina su cui verrà eseguita questa pipeline. E qua e poi specifichiamo gli step attraverso cui la pipeline dovrà andare. E qua GitHub ha una particolarità. Tutto questo discorso vale anche per GitLab e per altri sistemi di CI/CD. GitHub ha una particolarità. Certi job, certe azioni possono essere prepacchettizzate, quindi possono già esistere, noi possiamo semplicemente importarle. Esempio, uses, actions, checkout. Esiste una GitHub action che si chiama checkout, che implementa il codice che clona la nostra repository ed entra e fa il checkout, fa lo switch sul branch su cui stiamo lavorando. Quindi questa riga qua dice, bene, esegui quell'azione lì, che è una repository su GitHub, quindi il codice possiamo andarlo a vedere, e questa checkout, se noi andiamo a vedere sul readme di quell'azione, specificherà che quell'azione lì andrà a fare il clone della repository e il checkout o lo switch sul branch su cui stiamo lavorando. Seconda azione, actions setup Java. Questa azione astrae un po' più, in modo un po' più user friendly, i comandi necessari per setupare Java sul nostro sistema, perché ricordiamoci, noi stiamo lavorando su una macchina Ubuntu pulita con niente installato, e in questo caso noi gli diamo dei parametri, che versione di Java vogliamo, la 17 e distribution. Poi abbiamo invece un'azione specificata manualmente, quindi non implementata da qualcun altro, ma che scriviamo noi, name build, ed eseguirà questo comando maven compile, che è effettivamente il programma che serve per compilare il nostro progetto in Java. E in più, successivamente, eseguirà un altro comando, che è maven test, che eseguirà i nostri test che abbiamo implementato per conto nostro. Ovviamente questo non è proprio il massimo, perché sono due comandi uguali che vengono eseguiti allo stesso stadio, nello stesso job. Quindi se fallisce uno o fallisce l'altro, è solo un job solo che fallisce. Si potrebbero dividere su più job. E questa è una CI molto basica che builda. Se builda, spunta verde, la CI è contenta. Se non builda, spunta rossa, la CI non è contenta. Facciamo un esempio. Nello specifico in questa CI, se noi andiamo a vedere qua, c'è una scheda actions che ci indica tutte le pipeline che sono state eseguite. Qua, ad esempio, una pipeline è stata triggerata attraverso il push 3 ore fa, ok? Ho pushato un commit e quindi lei si è triggerata. Status success, durata 35 secondi, ok? Jobs, ce n'è solo uno, che è build. E qua possiamo andare a vedere i log del job. Quindi facciamo un esempio, il job build, che è quello effettivamente che va a buildare la nostra applicazione. Questo è quello che avrebbe stampato a terminale. Qua sta scaricando tutte le dipendenze. E poi qua compila il file sorgente e build success, fine. Poi l'altro comando che vi abbiamo detto è run test. Lui ha eseguito qua ha scaricato le dipendenze, qua ha eseguito tutti i test che servono effettivamente. Se la pipeline fallisce, nella nostra merge request in fondo ci sarà un bel bollino rosso prima del pulsante merge con scritto la pipeline è fallita. E ti dirà, vuoi davvero mergiare? Sei proprio sicuro che i test stanno fallendo, che stai facendo un disastro? E noi a quel punto diremo, vabbè, andiamo a vedere i log del build per capire dove sta il problema, e chi sta implementando la feature potrà andare direttamente a risolverla senza troppo problema. Ok, questo è un esempio di pipeline. Ci sono degli altri esempi con altre funzionalità un pochettino differenti. Adesso andiamo a vederli. Prendiamo per esempio questa, che è una repo che contiene una reimplementazione di un gioco scritto in Python. Nella cartella GitHub Workflows abbiamo una pipeline sola, e qua dice upload Python package. Noi abbiamo scritto l'applicazione, magari vogliamo caricarla appunto su uno store, su un package manager esterno. E qua gli diciamo nome, upload Python package, on,
quando lo triggeriamo, quando è stato push, sono stati pushati questi tag, V asterisco, che vuol dire V1, V2, V3, V4, V asterisco punto asterisco, V1.2, V2.1, asterisco vuol dire qualsiasi numero in questo caso, o qualsiasi lettera, credo. Quindi quando vengono pushati una di queste tre tipologie di tag, andremo ad eseguire questa pipeline. Quindi vuol dire che l'autore di questo progetto vuole pubblicare il proprio pacchetto solo quando un commit è stato specificatamente taggato. Ok. Job deploy viene eseguito su Ubuntu con questi step. Prima cosa, checkout. Cloniamo la nostra repository, ci spostiamo sul branch giusto. In questo caso sarà il branch in cui vengono eseguiti appunto questi tag. Domanda? Le azioni possono avere delle versioni diverse, ok? In realtà checkout mi pare sia arrivato alla V4, l'ultima volta che l'ho controllato, il progetto un po' vecchiotto, però diciamo che dato che un'azione è una serie di codice, magari l'azione checkout V4 implementa una nuova versione di Git, ok? Poi funzionalmente sarà lo stesso, però comunque anche le action possono essere aggiornate. Poi abbiamo setup Python, che è lo stesso di setup Java, praticamente dato che noi siamo in un Ubuntu liscio, vogliamo scaricare e impostare Python, in questo caso la versione 3.x, quindi 3. Qualsiasi, e poi installiamo le dipendenze del nostro progetto. In questo caso non è un action, ma è un comando che abbiamo specificato, install, e lì sono specificate le nostre dipendenze. Poi il comando dopo imposta una variabile, o meglio, non è che imposta una variabile, va a scrivere all'interno del nostro file la versione, però vabbè, se non siete pratici di Unix non ci interessa particolarmente. L'ultima è effettivamente quello che esegue il build e pubblica l'applicazione. Anche questi si potrebbero separare in due task diversi. Gli diamo due variabili d'ambienti, che sono le nostre credenziali per poter pubblicare con il nostro account su Twine, che non so precisamente cos'è, ma sarà uno store, una parte pubblica che contiene i pacchetti diciamo finalizzati dalla nostra applicazione. Gli diamo queste due variabili. Se notate, la variabile password non è specificata in chiaro, perché ovviamente questo file è leggibile dal mondo, è specificata dentro una sua variabile che dentro l'array appunto di secrets che si può impostare dall'interno della repository. Quindi dalle impostazioni della repository noi possiamo inserire delle variabili segrete che non sono visibili al mondo, ma sono visibili solo alla CI, in modo tale che lei possa effettivamente eseguire questi task dove richiede un'autenticazione, ma il resto del mondo no. E quindi qua esegue Python, setup.py, quindi setupperà la nostra applicazione, e poi fa l'upload, utilizzando un altro eseguibile, dei file effettivamente della nostra applicazione. Questo in modo automatizzato ogni volta che viene creato un tag. E questo è un esempio. Un altro esempio, queste sono delle note, mi pare in LaTeX, sono delle note in LaTeX di un corso del Politecnico. E qua abbiamo un'altra pipeline che si chiama LaTeX Build. Chissà cos'è LaTeX? Chi non lo sa lo saprà tra poco, prima o poi. Quindi. E qua gli diamo delle variabili d'ambiente comuni a tutti i job, quindi il nome del file, il nome della release, il nome del tag, e poi gli diciamo, quando viene pushato su master, oppure quando viene eseguita una pull request su master, allora, oppure manualmente, in questo caso, abbiamo questi job. Il primo job è build, gli diciamo di runnare su Ubuntu e fare questi step. Checkout, che è appunto sempre il clone alla repository e fa il checkout del tag o del branch o del commit, quello che gli diciamo, e poi compila il documento LaTeX. Qua abbiamo utilizzato un'azione che compila in automatico in modo tale da non dover scrivere il codice che compila LaTeX. E gli diamo delle variabili, root file e la working directory che contiene tutte le dipendenze del file. Se chi lavora con LaTeX sa quanto è un casino compilare LaTeX in locale, poi mancano le dipendenze e tutte quelle cose lì. E questa azione astrae un po' questo workflow e lo automatizza.
L'altra azione particolare è questa qua, upload artifact. Di base, tra un job e l'altro, non si passano i file, perché di base il container o la macchina virtuale su cui viene eseguito il job viene buttata via. Quindi tutto quello che abbiamo fatto su un job viene perso nel job successivo. Con questa azione viene creato questo archivio di file che ci interessano e vengono caricati direttamente dalla CI. E quindi noi abbiamo questo archivio zip che possiamo scaricare per conto nostro, che permane nella nostra repository, cioè non versionata ma in una sezione di GitHub dove ci sono queste cose che si chiamano artifact. Dopo un po' spariscono perché GitHub non ha spazio infinito, ecco. E qua gli diciamo va bene, uploadami main.pdf, cioè il compilato noi ce lo teniamo perché poi vogliamo farci qualcos'altro in un altro job. Job successivo, publish, needs build, nel senso che se build non funziona io publish non lo faccio, va su Ubuntu. E gli step sono download artifact, il nostro artefatto che è memorizzato, noi lo scarichiamo. E così, direttamente in questa nuova VM, in questo nuovo container, avremo il nostro compilato. Delete old release, va a cancellare la release precedente e crea una nuova release in automatico. Questa nuova release è una funzionalità di GitHub, è un'altra delle funzionalità di GitHub che permette di categorizzare le nostre release delle applicazioni, però oggi non lo vediamo, non è così importante, però automatizza anche questo step. E poi l'ultimo step è upload PDF, e lui cosa ti dice? Prendi sto PDF e caricamelo su un URL, e qua gli passiamo il nome dell'asset, e l'artefatto effettivamente, cioè il file che abbiamo scaricato prima, e effettivamente lo carichiamo come release su GitHub. E questo è un esempio in LaTeX. Vediamo se ce n'è un ultimo. Sì, questo qui. Questo è un esempio un pochettino più complicato, in realtà non ci interessa particolarmente, però fa anche quello. Scarica un progetto fatto in Python e poi lo carica. Adesso andiamo a vedere invece una cosa un pochettino più complicata. I workflow possono diventare davvero tanto complicati. Possiamo avere dei workflow per le pull request, possiamo avere dei workflow per altre cose, ma io che lavoro con GitLab riesce ad avere una granularità ancora superiore di GitHub. Adesso vi vorrei far vedere come la repository principale di GitLab, perché GitLab stesso, essendo open source, si sviluppa utilizzando se stesso, cioè nel senso la repository del codice sorgente di GitLab è ostata su GitLab, quindi se si rompe GitLab si rompe GitLab. questo qua. Per farvi vedere quanto complicato può diventare un progetto. Allora, giusto per curiosità, qua abbiamo 386.000 commit, 17.000 branch, 2.000 tag, 145 release, insomma, due robine, ecco. E se andiamo a vedere effettivamente le issue aperte, sono 66.000 issue aperte, e le merge request invece sono un 2.000 merge request aperte, essenzialmente. Quanti duplicati? Boh, non ne ho idea. Queste sono le merge request che sono categorizzate con questi bei label carini, perché là sono molto strutturati, sono un centinaio e passa di sviluppatori. E se ne prendiamo una a caso, tipo questa qua, è una merge request dove chiede di mergiare un branch into master, e qua specifica cosa fa la merge request, e questa abbiamo la nostra pipeline. E la pipeline è un pelo più complicata di quello che abbiamo visto prima, perché qua sono 252 job e 561.000 test? Beh, insomma. E questi sono tutti effettivamente i job che hanno le loro dipendenze tra di loro. Possiamo vedere categorizzati, abbiamo dei prepare, dei build, tutta una fase di lint, perché c'è un lint per ogni tipo di file, dei test, anche qui, che è tipo di controllo delle specifiche, cose varie, tra cui alcuni test che sono opzionali, post test, dei review, controllo qualità, un benchmark e poi un downstream, nel senso che va a prendere tutto il lavoro che ha fatto e lo spara dentro la CI di un'altra repository, trigger al lavoro di un'altra repository che fa altra roba, tipo questo bellissimo task don't interrupt me, che non so cosa serva, però
è molto interessante. E poi possiamo vederlo tra di, come dipendenze tra di loro, vedere i task che sono parallelizzati. E ognuno di questi task viene eseguito all'interno di un container con le, tutte le, che viene creato ad hoc. E, insomma, c'è un po' di lavoro. E qua in questo caso non ci sono task falliti, ci sono alcuni task in corso. E in più, delle integrazioni interessanti, le pipeline possono avere delle integrazioni con la nostra merge request o pull request per GitHub. Qua GitLab è un po' più avanzato rispetto a GitHub. Ad esempio qua ci mostra chi ha approvato la merge request, le scansioni di sicurezza, e ci dice potrebbero esserci dei problemi di sicurezza, io non posso scaricarli perché non sono del loro team e quindi ovviamente non mi fanno vedere i loro problemi di sicurezza. Qua puoi impostare la merge request come si deve comportare e poi ci sono un po' di bot che possono automatizzare il flusso in generale. E questo è uno delle, dei, dei flussi abbastanza, abbastanza semplici. Qui lavorano in modo molto strutturato, ad esempio qua ci sono più integrazioni. Code Quality ti mostra l'output dell'inter e automaticamente dice se nelle parti di codice modificate è stato fatto correttamente. Adesso qua sta caricando. Però dice, ad esempio, i test hanno, sono rimasti uguali, quindi i test che fallivano prima della merge request falliscono anche durante la merge request, che è un bene, vuol dire che la merge request non ha introdotto altre cose. E poi una serie di test hanno, hanno ricevuto dei, dei cambiamenti, tipo, non lo so, il numero di database creati è passato a 56, la memoria utilizzata è 1 giga, e poi ci sono sempre la scansione di security. Code Quality sta caricando perché immagina scansionare, cosa sono, 100.000 righe di codice, una roba del genere. E qua è un po' più il sistema di merging, è un po' più strutturato da enterprise, dicendo che servono delle, delle approvazioni. E ci sono delle discussioni ancora da risolvere prima di poter approvare. E anche qua la merge, cioè la, la, la pipeline comunque è passata con successo e queste sono pipeline che magari durano ore. Adesso questa nello specifico non so quanto è durata, ma normalmente sono pipeline che durano ore. In questo caso sono 20 minuti, però sono solo 94 job rispetto all'altra, che erano molto di più. E quindi poi qua, qua ci sono tutti i feedback dei vari utenti che spiegano le loro, i loro vari ragionamenti, alcuni bot che commentano su delle cose che hanno trovato e poi quando tutto sarà risolto si potrà procedere con il merge. E questo è un po' un flusso abbastanza completo. Su GitHub ci sono queste cose qui, però sono un pelo meno strutturate, un pelo meno colorate. Questa è la nostra istanza di GitLab. Se andiamo a vedere una nostra merge request, nello specifico per quello delle slide, andiamo a prendere le slide, questa è la repository che contiene le slide del primo giorno, effettivamente sono tutte pubbliche, quindi se volete andare a curiosare tra le merge request ci sono una serie di merge request, questa è l'ultima nello specifico, e dove abbiamo una pipeline che è passata, che si occupa appunto di verificare che tutto quello che abbiamo fatto è corretto e poi è stata mergiata e ci sono una serie di commit misti a una serie di thread di review. Devo zoomare? Il tema chiaro, adesso chiedi un po' troppo. Zoomo. ci sono una serie di review che sono state gestite poi da commenti e fino in fondo dove abbiamo effettivamente mergiato e il flusso è un po' quello. In realtà poi se andiamo a vedere il grafo della repository è molto pulito perché noi i commit li squasciamo. Quindi tutti i commit che sono fixed typo, fixed typo, fixed typo, e noi non interessa tenerli, facciamo uno squash generale dei commit e quindi esce abbastanza pulito. Se noi andiamo a vedere la struttura delle, delle repository grosse, invece, è un casino. Non, probabilmente non me le carica neanche. Il grafo delle repository grosse non le carica neanche. Insomma, ci sono un po' di cose interessanti che si possono fare. La CI è molto flessibile e dipende solo da quanta voglia avete voi di automatizzare le cose. E... boh, detto questo, direi che abbiamo finito. Ci sono domande, curiosità, anche inerenti a cose che volete fare. Se non volete farle adesso, poi noi rimaniamo qua ancora un pochettino, se avete domande specifiche. Allora, grazie a tutti.